Italia. E tra l'altro vi volevo dire che ci stanno entrambi supportando, e lui, e ci stanno supportando per far passare, cercare di far passare le modifiche che abbiamo proposto al decreto aprile-maggio, che sapete molte guide non rientrano nemmeno, molte guide a partita IVA non riescono nemmeno ad avere i 1000 euro di maggio a causa delle norme, dei criteri che sono stati messi, e poi sapete che ci sono comunque molte cose in quel decreto che non vanno, e quindi ci stanno aiutando a supportare le varie proposte di modifica che abbiamo chiesto, quindi anche su questo stanno facendo di tutto per aiutare le guide. E gli passo la parola, grazie per essere venuto. Tanto grazie a voi, avete tutto il nostro sostegno, come tutte le categorie che stanno soffrendo in questa fase incredibile, assurda, surreale che stiamo attraversando un po' tutti. Voi sapete, insomma, che le battaglie al vostro fianco le hanno fatte in tanti, per carità, quindi non voglio alcun imprimatur, però noi le abbiamo fatte con grande convinzione e ci troverete sempre a sostenervi. Perché riteniamo che chi svolge liberamente una professione, non abbia vincoli, si arrangi da sé, intraprenda le proprie attività, si inventi un lavoro e cerchi paradossalmente in maniera autonoma di creare un circuito virtuoso di economia, di socialità, di cultura, debba trovare lo Stato più che al suo fianco davanti a fargli strada, ad aprirgli il sentiero per poter crescere, poter sviluppare questa professione che per noi, al di là delle famiglie che vi rappresentano e che aspettano che voi gli portiate indietro il pane ogni giorno, c'è qualcosa di molto importante. Sicuramente non possiamo dire che sia più importante perché non c'è nulla più importante del pane, ma il privilegio di poter illustrare le bellezze dell'Italia ai cittadini italiani, turisti o ai cittadini turisti stranieri, vi trasforma in una centralità assoluta nel sistema italiano, magari non nel sistema economico, perché comunque chi esercita le libere professioni difficilmente è un magnate, difficilmente potrà mai rappresentare un, tra virgolette, potere forte, però la possibilità di declassificare un monumento e di trasformarlo, trasferendolo nei suoi significati più profondi in pezzi di identità e di cultura italiana è una cosa meravigliosa, meravigliosa a vederla, meravigliosa a ascoltarla, ad assisterla dall'esterno, e sono sicuro che voi siate perfettamente consapevoli di quanto sia meravigliosa anche per voi stessi che questa professione esercitate quotidianamente, ma questa è solo una premessa per sottolineare quanto siate importanti per l'Italia, non per Fratelli d'Italia. Certo, la strada è impervia, soprattutto ora abbiamo sentito da Isabella e non possiamo che confermare, e da chi ha preso la parola prima di me, che la situazione è difficile soprattutto per alcune categorie, e tra queste categorie ci siete senz'altro voi. Il turismo si è fermato, nonostante sia il motore trainante dell'economia italiana, e tutta la filiera si trova in grande difficoltà, e quelli paradossalmente che pagano il prezzo maggiore sono i punti terminali di questa filiera, coloro i quali dovrebbero accompagnare appunto i turisti monumento per monumento, e trovano molte difficoltà e si vanno paradossalmente ingigantendo anche in ordine al fatto che chi gestisce autonomamente un sito monumentale e poi magari si arrangia da sé in una fase di difficoltà, invece che distribuire quel poco di ricchezza che c'è anche tra le guide turistiche, si fa le guide in casa e quindi toglie ulteriore lavoro al già poco lavoro che esiste. Noi dobbiamo comunque fare un'azione anche di coinvolgimento e responsabilizzazione di queste realtà. Ma soprattutto dobbiamo chiedere allo Stato italiano,
che ci ha costretti, piaccia o meno, è ovvio che le ragioni per agire fuori dalla Costituzione come è stato e come tuttora è, esistano, saremmo degli irresponsabili a non ammetterlo, anche se queste ragioni pian piano vengono meno e quindi dobbiamo tornare velocemente alla normalità, però lo Stato ha deciso di interrompere le attività produttive di tutti, ha deciso di penalizzare o torto collo alcune categorie produttive tra quelle che esistono nella società italiana e lo Stato deve risarcirle. Io non credo che ci siano da questo punto di vista molti discorsi da fare. Tanto ti ho tolto, tanto ti devo restituire, perché comunque il lavoro non è un vezzo, non è un hobby, è la sostanza fondamentale con cui si riesce a portare avanti la propria vita personale, quella della propria famiglia, e se qualcuno improvvisamente ti dice che questa attività tu non la puoi più sostenere, questo qualcuno poi deve occuparsi di te. Quindi voi sapete, penso, che noi ci siamo già negli scorsi decreti sperticati, senza nemmeno che ci fossimo sentiti con le vostre associazioni di riferimento, restituire, perché comunque il lavoro non è un vezzo, non è un hobby, è la sostanza fondamentale con cui si riesce a portare avanti la propria vita personale, quella della propria famiglia, e se qualcuno improvvisamente ti dice che questa attività tu non la puoi più sostenere, questo qualcuno poi deve occuparsi di te. Quindi voi sapete, penso, che noi ci siamo già negli scorsi decreti sperticati, senza nemmeno che ci fossimo sentiti con le vostre associazioni di riferimento. Con Isabella c'è un rapporto ormai antico e abbiamo autonomamente presentato degli emendamenti per sostenere le guide turistiche, seguendo appunto una tradizione che ormai ci vede da decenni a fianco alla vostra categoria. Lo stiamo facendo ancora, la guardia non la abbassiamo, riteniamo che sia indispensabile sostenere tutto il comparto del turismo, perché se riparte il turismo riparte tutto, riparte buona parte dell'Italia e ripartite anche voi. E poi comunque, a prescindere dall'attesa della ripartenza del turismo, c'è la necessità di soccorrervi, perché comunque le circostanze non vi mettono nelle condizioni di poter svolgere, che non bisogna stare a spaccare il capello in mille pezzi su chi avrebbe diritto, chi non avrebbe diritto. Io penso che tutti coloro i quali indistintamente svolgono questa meravigliosa attività debbano comunque trovare nello Stato un interlocutore capace di restituire ciò che lo Stato, sicuramente senza volerlo, costretto a farlo, gli ha tolto. E questo lo si deve fare accompagnando questa attività di sostegno economico fino a che l'emergenza non sarà conclusa, quindi facendo finire anche questo stillicidio del rinnovo dei 600 euro che diventano 1000 euro, per dire una delle misure che sono state messe in campo e che però hanno una durata limitata, che poi verranno rinnovate, per cui io non riesco neanche e vicino a tutto il comparto economico del turismo. Noi quello che facciamo lo facciamo con passione e lo facciamo perché ci crediamo, quindi per carità bisogna ascoltare tutti, però poi c'è qualcosa che come dire, segna il cammino di un popolo, e io penso che il turismo, la cultura, l'archeologia, l'arte, il paesaggio, la natura siano la cifra insostituibile della comunità italiana, e tutto ciò che orbita intorno a queste bellezze, a queste caratteristiche fondamentali e ineliminabili debba essere considerato il cuore dell'Italia. Quindi quando riceviamo le vostre proposte e le trasferiamo sul governo italiano, sapete che insomma è vero che adesso mi pavoneggio, noi stiamo crescendo molto da un punto di vista dei sondaggi, ma questo non è un problema, voi sapete che siamo molto laici e ognuno è libero, ci mancherebbe, di pensarla come crede e di votare per chi vuole.
Poi ci sono le battaglie giuste che in quanto tali vengono fatte dalla destra, dalla sinistra, semplicemente dalle persone di buon senso, punto, al di là degli schieramenti politici. E quindi noi è con questo spirito che intendiamo continuare a svolgere la nostra azione. Però per quanto ci siamo molto irrobustiti nel corso degli ultimi mesi, siamo sempre all'opposizione, quindi quello che possiamo fare non è promesse da marinaio e venire qui a dirvi abbiamo risolto il problema, andate a dormire tranquilli, perché abbiamo gli specchi anche noi dentro casa e non ci è mai piaciuto prendere per i fondelli né noi stessi né le persone che ci ascoltano. Ma è chiaro che noi il nostro impegno lo metteremo fino alla fine, e non sarà fatto soltanto di energia, di determinazione, ma sarà anche fatto di intelligenza, cioè di tentativo di costruire intorno ai vostri bisogni una maggioranza che sia rappresentativa sia del PD che di 5 Stelle, che di Forza Italia, che della Lega, di tutto il Parlamento italiano. Non ci interessa guardare l'etichetta, ci interessa portare a casa il risultato, perché la vostra è una battaglia giusta e sacrosanta, e per questo noi la faremo con tutta la grinta, la rabbia e l'amore di cui disponiamo, ma anche con tutta la capacità di creare un'alleanza intorno a voi per colpire l'obiettivo strategico. Grazie Isabella, grazie a tutti voi, davvero con il cuore, in bocca al lupo. Grazie, grazie tantissimo a Fabio Rampelli, grazie a Gianluca Caramanna che è stato